E bella a tutti ragazzi, benvenuti in un nuovissimo video con i BRICS. Oggi siamo qua per un video particolare. Come sapete, fra pochissimi giorni, esattamente due, finisce la stagione. Quindi avremo la nuova stagione, la 12, il mese prossimo. Ragazzi, è successa una roba che non mi aspettavo. Voi, come ben sapete, sta uscendo la nuova carta, la Dragon Skeleton o i Draghi Scheletrici, chiamate come volete. Io non ho ben capito ancora, visto che il gioco di solito ce l'ho sempre in inglese, quindi per me saranno i Dragon Skeleton o una roba simile. Se voi andate a vedere sul vostro profilo, io adesso sono qua con il profilo secondario perché stavo facendo la guerra. Sotto le carte, in fondo, come al solito, e se ce la facessi, ok, c'è che una nuova carta sarà disponibile a breve. E sappiamo già che è la Dragon Skeleton. Come avete già sentito, risentito, è una carta che deve essere modificata. Vogliono prendere i feedback degli utenti per decidere la rarità, le statistiche, belle varie. Quindi potenzialmente non si può utilizzare. Ad oggi non si può ancora utilizzare. Gira su Reddit e su Royal Alpi delle immagini di alcune tipologie di statistiche che sono provvisorie, dopo le vedremo insieme. Quello che lascia strano è che io oggi l'ho potuto utilizzare. E vi faccio vedere anche come. Prima di cominciare però con il video, vi ricordo di commentare, lasciare un bel mi piace e condividere con tutti i vostri amici. A fine video avremo anche un piccolo chest opening che mostro tenendo a parte con il profilo principale. Detto questo, a dopo! Il gameplay in questione è questo. Stavo facendo una sfida di quelle speciali che sarebbero la sfida con i draghi, quella che devi buttare giù. Io inizio tranquillo, nulla di che. Vi porto un po' avanti. Intanto non è tanto la partita, che comunque l'ho vinta, ma non è tanto la partita, è quello successo dopo. Va un secondo per quattro, vi faccio vedere. Qua comunque ero leggermente non messo male, però lui aveva quella cavolo di mongolfiera, mi dava fastidio. Arriva il momento, più o meno dovrebbe essere verso la fine, adesso ve lo faccio vedere, non è questo credo, perché questo qua me lo prende lui, no, lo prendo ancora io, e poi faccio pure torre. Dovrebbe essere all'incirca a questo punto, adesso lo vediamo insieme, guardate, eh. Questo qua è per uno, dovrebbe essere adesso il momento che arriva. Io qua avevo già fatto una corona, abbastanza facilmente diciamo, lui non aveva ancora calato la mongolfiera, se non ho visto male. Io la metto lì, voglio prendere io quella torre, che faccio? Butto giù il suo mago. Nel frattempo gli scheletrini piccoli piccoli vanno, vanno, vanno. Ragazzi, c'ho la nuova carta. Bug pazzesco. Non l'hanno ancora rilasciata eppure me la mettono già. Io adesso, purtroppo, le statistiche qua non le so. Ve le farò vedere quelle basi. Secondo me hanno tenuto quelle basi per questa. Però la carta potenzialmente non dovrebbe essere uscita. Eppure gli danno già la possibilità di farla giocare. Boh. Comunque mi dura pochissimo. Carina, cioè è un draghetto. È un altro draghetto. Io non so per quale motivo l'hanno aggiunto, onestamente. Comunque qua, parlando torre, qua mi viene buttata giù nel giro di poco tempo. La partita la vinco probabilmente a lungo. Ho vinto forse, non credo, tre. Non credo ho fatto le tre corone, no. Però è particolare come mi ha fatto giocare la nuova carta. Boh. È un bug, l'hanno voluto fare apposta, non ne ho idea. Non ne ho minimamente idea. Questo è il Royal Api, che comunque non ha, diciamo, le notizie che sono perfettamente 100% confirmed, quindi confermati 100%, però sono belle cosine. Questo qua dovrebbe essere la nuova schermata della Season 12, il sogno del principe. Il prince è principe. E qua ci saranno le nuove moto, molto carine anche. Il passo royale, vabbè, qua inventano secondo me, comunque ci saranno la nuova torre, ci sarà la nuova emote, altre emote, tipo una sarà tramite shop offer, l'altra sarà tramite una challenge, Dark Prince, che piange, carino. E questo qua è di Royal Api, fa vedere le possibilità delle nuove emote, solo quelle in alto, perché le altre sono già uscite. Carina quella del cavallo del principe, molto carina. E poi vabbè, c'è ancora una volta quella vecchia, però questa qua è già uscita. Sono
qua è una possibile, non so se sia quello vero, non voglio sbilanciarmi, ma su qua dovrebbe essere un possibile, diciamo, grafica delle nuove torri, molto carine, molto, diciamo, vaporose, abbastanza carino. E tra qua la nuova carta che esce fuori, Skeleton Dragons. Io secondo me l'ho giocata a livello 9 da Tournaments. Però qui c'è proprio scritto che i value, cioè le statistiche, potrebbero cambiare quando la carta sarà rilasciata il giorno 5, quindi nel mese prossimo. Io secondo me ho giocata proprio con 440 punti di vita e 142 di damage. Però non sono certo. Il gameplay non ve lo faccio vedere, intanto il gameplay è quello, il gameplay è quello. La rarità qua la danno come comune, però potrebbe essere che diventa rara, come potrebbe essere diventa epica, come potrebbe essere difficile sia leggendaria, però potrebbe essere qualunque cosa. Dobbiamo vedere un po' quanto potrebbe costare, quanto spinge o altro. Però queste qua sono tutte, vedete, 440, sono tutte valori che potrebbero essere cambiati. Quindi non lo sappiamo. I sneak peek, questi qua, secondo me, sono abbastanza, diciamo, affidabili. Un gioco di, secondo me sono abbastanza affidabili, però non ho la certezza. Adesso, prima di lasciarvi il gameplay del gameplay, scusatemi, prima di lasciarvi il chest opening, voglio che qui sotto immediatamente mi scrivete se in primis avete avuto anche voi il bug di poterla giocare la carta prima degli altri, perché io quando è uscita fuori ci sono rimasto. Quindi, prima di tutto, qua sotto, un bel commentino con scritto sì, l'ho provata, non l'ho provata, sono solo io che sono fortunato o altro. Ricordatevi che io non sono un content creator ufficiale di Clash Royale, quindi a me possibilità non me la danno di certo. Secondo, voglio sapere se la nuova stagione potrebbe piacervi. A me onestamente è molto puffoso, mi piacerebbe dire, cioè molto tipo cartunesco, con le nuvole, molto, molto dolce, delicato, quindi ogni tanto ci può stare. Però magari a qualcuno fa schifo, tipo ragazzi, qua siamo tornati alle elementari, però a me, onestamente, l'idea tutto rosino mi piace anche perché abbiamo avuto tante stagioni molto cupe o altro, poche poche abbiamo avuto belle, belle colorate. Qui comunque a me non dispiace. Ditemi anche se scioperete il pass. Io lo scioperò con certezza e porterò un video dedicato. Detto questo, andiamo direttamente al chest opening. Ok, siamo qua nel mio profilo ufficiale, quello dove porto, sto continuando a fare 6.000 qualcosa, 5.900, 5.900, io come al solito ho poco tempo per giocare, però le 6.000 voglio prendere sempre, quindi sì, vabbè, adesso proverò gli ultimi 2 giorni di stagione, andrò in live sul sito Viola, ragazzi, quindi seguitemi anche lì, sempre Bricks, per vedere la scalata, la porterò di certo gli ultimi 2 giorni, quindi domani la porto con certezza, dopodomani idem come pochi, quindi saremo in scalata e vi voglio tutti partecipi. Quindi andate a scaricarvi immediatamente il sito Viola, vi iscrivete e venite a seguirmi. Detto questo, iniziamo subito. Iniziamo con il bau gigante che, anzi, no, sai che facciamo? Andiamo direttamente nel Claimer World. Ne ho un po', quindi andrò molto veloce, ragazzi, se no il video non finisce più. Allora, qua mi interessano solo strumenti leggendari e punti stella. Voglio farvi un piccolo, diciamo, una piccola preview voglio darvi. Porterò, adesso vi faccio vedere anche perché, porterò probabilmente il video con in cui uno youtuber spende il maggior numero di punti stella. Ne ho 430.000. Io voglio arrivare a 450, sono 500.000 e fare il record mondiale. Questo è il record mondiale, lo so con certezza, nessuno ha mai fatto più di 400.000 punti stellari in un colpo solo. Quindi sotto mi piace anche per questa cosa qua. Andiamo avanti, quindi ci prendiamo esclusivamente punti stella. Questo va bene, questo no, questo sì. Andiamo, 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 andiamo. Dobbiamo essere velocissimi. Cambio, ok. No, no, sì, perfetto. 4.000 d'oro, va bene. Cambiamo tutto, ok. Questo va bene, questo va bene, questo va bene. E questo va bene, ragazzi, stiamo andando bene, eh? Cioè, sto trovando un botto di punti stella, sono contentissimo. Quanto punti stella? No,
Quindi chiamiamo questa, ok, perfetto, chiamiamo questa, perfetto, andiamo, 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 carichissimi vi voglio, ragazzi, dai, sotto come mi piace, eh. Uno, questo cambiamo, questo cambiamo, questo cambiamo, cambiamo come le rare, cambiamo i comuni e perfetto, ragazzi, possibilità di zappare in più, cambio, 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 tutte da cambiare sono queste, quindi cambiamo come le rare cambiate sempre prima, perché sono le più, quelle che vi danno più punti stella, normalmente, eh. Ok, fantastico. Andiamo, andiamo, dai che manca poco. Qui devo cambiare queste due. Una trovata, due trovata. Cambiamo. Oh, 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 oh. Oh, ragazzi, comunque neanche una leggendaria. Dai! Buono, buono e buono, ottimo. 4.000. Cambiato tutto, 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 niente. Cambiamo ancora, dai. Uno è buono, due è buono, tre è buono, quattro è buono. Fantastico. Vabbè, un gettone comune non me ne faccio niente. Prendiamo queste. Vabbè, un'epica ogni tanto. Cambiamo l'epica, perfetto. Cambiamo la rara. Ragazzi, ragazzi, cioè, sto facendo bauli perfetti, eh. Vediamo queste qua. Qua sono bei punti, eh. 700, 700 e 400 punti stella. Non male, non male. Prendiamo questa, un'altra epica, cambiamo l'epica, perfetto, cambiamo questa, ecco qua va tua cavolata, ve l'ho appena detto, eh. Cambiamo prima le rare, eh. Bravo Pichu, questo è buono, dammi un'altra, no, dammi un'altra, non ci voglio credere, il primo che non becchiamo. 4.000 d'oro, claim, ragazzuoli, qui sotto nei commenti scrivetemi con quanto ero partito di oro e con quanto sono arrivato dopo aver fatto tutto questo chest opening, secondo me faccio una magia d'oro. Ma veramente una marea d'oro ho fatto. Comunque scrivetemelo qua sotto, almeno mi do anche un'idea io. Uno, due, op, 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 op. I punti stella mi ricordo, erano tipo 430.000, quindi. Dai che siamo addirittura d'arrivo. Tutti da cambiare. Questa è buona. Questa no. Questa sì. Questa sì. E questa sì. Fantastico. Andiamo, 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 andiamo. 4.000 d'oro. Oh, ragazzi, ma no, non una leggendaria, dai. Cambiamo ancora? Ok, dai che ci siamo, dai che ci siamo, dai che ci siamo. Ecco, questo è sempre comodo. Ok, cambio, 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 cambio. Mamma mia, che schifo. Cambia, cambia. E no, ancora una volta, cambia. Fantastico. Ok, ragazzi, siamo arrivati più cicciotti. Questi teniamo dopo. Questi teniamo dopo perché è più divertente. Andiamo col baule gigante. Allora, 2161 d'oro. Una furia. Quando trovi subito l'epica potrebbe esserci leggendaria, è difficile, eh. 20, non c'è leggendaria. 25 zappis che qua vanno bene. Queste qua mi piacerebbe cambiarle, ma non posso. Queste qua. Vabbè, comunque ci siamo fatti un bel po' d'oro. Prendiamo la leggendaria singola. Io ve lo dico, a me interessa esclusivamente. Anzi, adesso ve lo faccio insieme a voi, ragazzi. Video pazzesco! Cioè, qua voglio che sfondate il tasto di mi piace. Maxiamo il Fisherman. Livello 11. Livello 12. E livello 13, ragazzi, mi manca solo una leggendaria da maxare, che è la domatrice. Quindi io vado a cercare solo domatrice a reti, non mi servono altre. Quindi, oh, domatrice, 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 domatrice
quella. Comunque, uno è andato. Qui ho gli skip. Devo cercare domatrice, quindi vai! Oh, domatrice, domatrice, domatrice! No, qui dobbiamo cambiarle. Cerchiamo la domatrice, eh. Allora, il miner non va bene. Domatrice! Fantastico! Ragazzi, c'è sto opening pazzesco. Se mi becco anche questa domatrice, esplodo. Dai! Allora, cimitero, la cambiamo subito. Cambia. No. Cambia. No. Cambia. No. Domatrice! Ragazzi! Ma che culo! Ragazzi, ho fatto 10.000 punti stellari in tutto questo e non so quanto oro, considerando che ho speso 170.000 per maxare il pescatore. Quindi, sotto con i commenti voglio sapere tutto ciò che ho fatto, quanto ho speso, quanto ho guadagnato o tutto il resto. Detto questo, io vi ringrazio tantissimo per il mi piace, per la visualizzazione. Vi ricordo che usciranno nuovi video quando usciranno nuovi sneak peek.
Vi saluto e vi ricordo ancora una volta un bel commento, un bel mi piace e una condivisione. Ciao ragazzi!